Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi mi sono svegliata bene, ho pensato che fortuna, è già estate, siamo a giugno, ci sono le piscine, i gavettoni, la spiaggia, il mare, il sole. A volte quello non c'è neanche d'estate. Le giornate si allungano, la pelle si abbronza, gli occhi e i capelli si schiariscono e soprattutto ci si diverte un mondo. Oggi vorrei farvi vedere un make up brillante, estivo e soprattutto facilissimo. Vi lascio subito il tutorial. Ci vediamo dopo. Gli strumenti per creare un buon trucco estivo, pratico, semplice e soprattutto veloce, cosa molto importante, sono veramente pochi. Quindi ci serviranno una palette con all'interno una tonalità scura di marrone e una tonalità sul beige, un pennellino, un eyeliner, il nostro acerrimo nemico. Scegliete l'eyeliner che volete, liquido, crema, pennarello, matita, acquerello. Insomma, fate un po' quel che vi pare. E per le più temerarie, le ciglia finte. Primo step, andiamo a prendere il colore più scuro della nostra palette, in questo caso io ho un marrone bronze, e con il nostro pennellino andiamo a prelevare un po' di prodotto. Sbattiamo un pochino il pennello in modo che il residuo vada via e non ecceda nel prodotto, e lo andiamo ad applicare nella parte dell'ombra del nostro occhio. Quindi, in questo modo, con l'ombretto scuro andremo a dare una profondità molto elevata al nostro sguardo. Secondo passaggio, con il nostro dito o se preferite con un pennello andiamo a prelevare un pochino di ombretto chiaro, andiamo a prelevare il prodotto con il polpastrello e lo applichiamo sulla palpebra mobile in questa zona qua. Andiamo anche a toccare l'incavo del nostro occhio in modo da dare una luminosità eccellente al nostro sguardo. Stessa cosa dall'altra parte. Ok, questo è l'effetto illuminante sul nostro occhio. Un piccolo trucco per alzare lo sguardo ed accentuare e aumentare l'arcata delle nostre sopracciglia è quella di applicare un pochino di illuminante o di ombretto molto chiaro al di sotto delle stesse. Prelevare un pochino molto molto leggero di pigmento chiaro e lo andiamo a posizionare esattamente all'attaccatura delle nostre sopracciglia. Ok, vedete che in questo modo l'arcata sopraccigliare spicca molto di più. Ok ragazzi miei, è venuto il momento dell'applicazione del nostro nemico numero uno. Eyeliner. Ci sono milioni di tipologie di eyeliner in commercio. Io di solito utilizzo quelli in acquerello, soprattutto per truccare le altre persone. In questo caso voglio utilizzare una cosa molto più pratica e soprattutto che quasi tutti hanno in casa: l'eyeliner a pennarello. Il pennino è semplicemente un vero pennarello. Vi mostro come lo applico io. Faccio iniziare la mia riga dal centro dell'occhio. Insomma, per poi proseguire dalla parte più interna dell'occhio a uscire. Qua il primo occhio è stato fatto, ovviamente bisogna essere in grado di fare uguale l'altra riga, che è la parte più difficile dell'eyeliner. Cominciamo, parto sempre dall'esterno, quindi calcolo da metà occhio, da metà iride, faccio una riga un po' più spessa, chiudo l'occhio e vado poi a continuare sulla riga interna, quindi dall'interno dell'occhio all'esterno. Ovviamente per fare un eyeliner perfetto ci vogliono delle mani da artista, nessuno di noi è un artista, a meno che abbia fatto tanta pratica. Non vi preoccupate se all'inizio l'eyeliner non verrà sempre uguale. Un mio consiglio è sempre quello di partire da metà occhio, quindi da qua, e fare una riga più spessa che va all'esterno. Dopodiché si va con i dettagli dall'interno dell'occhio verso la riga che si è fatto. Avrete poi la possibilità di, nel dettaglio, a camuffare gli eventuali errori. In realtà il nostro trucco è quasi finito. Vi lascio l'opzione di scegliere se utilizzare il vostro mascara, quindi dopo l'applicazione dell'eyeliner lasciate asciugare per 10 secondi, dopodiché andate con il mascara a passare le vostre ciglia. Chi invece vuole usare un pochino di più, o come me, adora le ciglia finte, perché sì. Io le amo, le adoro, le venero. Ecco qua, allora ho applicato le ciglia finte, ovviamente non siete obbligate a farlo. Questo trucco è stato fatto appositamente per l'estate, perché essendo pieno di brillantini è veramente molto solare, veloce, pratico e semplicissimo. Quindi questo è il risultato.
Molto bene, ragazzi, il video è finito. Quanto gesticolo? Spero vi sia stato utile il mio tutorial. Se vi è piaciuto, lasciatelo questo like. Se volete condividerlo con qualche vostro amico, siete pure liberi di condividerlo, condividetelo. E soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ah, una cosa che non dico mai è, se volete essere aggiornati sui miei video, attivate la campanella su YouTube in modo da essere sempre aggiornati con i nostri video. Insieme una famiglia. Un bacione e al prossimo video. Let's talk about.